vent'anni dell'associazione Majorettes, veramente un traguardo di rilievo. Sì, diciamo che Ozegna quest'anno festeggia questi 50 anni e posso ringraziare tutte le capitane che hanno reso possibile questo evento. Diciamo che oggi ricordiamo tutte le vecchie capitane e ringraziamo il nostro gruppo di Ozegna che effettivamente ha dato fino a oggi tanto, diciamo. E oggi facciamo una bella manifestazione che riguarda questa giornata. Abbiamo invitato un gruppo, sempre delle Majorettes, con un gruppo musicale del comune della Vigoneisa. E niente, faremo una giornata dedicata a tutte le Majorettes, via. E cercheremo di fare una giornata bellissima. Quindi sfilata ed esibizione. Sì, diciamo che faremo una sfilata lungo le vie del paese e poi ci fermeremo in alcune zone del paese per fermarci poi dopo al castello e fare un'unica serata da sfilata e manifestazione completa. È un gruppo molto richiesto per quando ci sono gli eventi, non solo Ozegna. Diciamo che è un gruppo richiesto anche per quanto riguarda i carnevali, effettivamente danno un aiuto grande, diciamo, al nostro direttivo, perché forniscono un servizio non solo a Ozegna ma anche agli altri paesi che ne richiedono. E sono numerose anche le bambine che si iscrivono? Sì, diciamo che sono numerose effettivamente ogni anno, anche se abbiamo alcune uscite, ma allo stesso tempo abbiamo, diciamo, le ragazze che rientrano e quindi il gruppo rimane più o meno simile a ogni anno.